Una volta completate le due parti e inserito la striscia di pelle con le nappine, mi raccomando, inseritele in questo modo, cioè la parte più lunga deve risultare all'interno della borsa, ok? Perché poi faremo un piccolo gioco di prestigio. Vi anticipo già che servirà un ago bello resistente. Io ho provato ad utilizzare gli aghi da chiacchierino e sinceramente uno ha funzionato più che bene. Poi potremo magari effettuare due buchini, ma vedremo in corso d'opera. Nella precedente borsa ho utilizzato un ago bello robusto e non ho avuto assolutamente problemi. Quindi, ricapitolando, le nappine stanno all'esterno della borsa, quindi la parte frontale. Mentre le cordicelle in questo modo. E non potete sbagliare. Per quanto riguarda i laterali, ho 23 maglie su tutti e due le curve. Quindi, nel mio caso, cosa ho fatto? Ho contato il numero di giri del frontale. Risultano 42 giri di maglie basse. Perché mi sono fermata a 4 giri, non a 6, proprio qui sul bordo, perché 6 giri mi sembravano un po' troppi, anche perché dovete calcolare che dobbiamo fare il giro di contorno alla fine. Quindi, dopo che avete inserito le nappine, che avete fatto appunto le 3 catenelle e poi ci avete lavorato sopra, non fate 6 giri così come vi avevo detto durante l'esecuzione del video, ma 4. Ripeto, il totale dei giri 42. Quindi cosa ho fatto? Ho lavorato 23 maglie per 42 giri. Il laterale volutamente l'ho lavorato a maglie basse perché era inutile sprecare del filo visto che il laterale poi verrà ripiegato su se stesso. In questo modo risulterà all'interno della nostra borsa e non si vede niente, quindi era veramente del filo sprecato per le noccioline. Allo stesso modo facciamo il secondo laterale. Inseriamo l'uncinetto, anzi lo facciamo insieme. Prendiamo il filo, facciamo un cappietto iniziale, sempre il 3,5, eh? Quindi vedete qua è la maglia, l'ultima maglia del nostro pannello frontale o retro. Quindi inseriamo l'uncinetto in quella successiva. Prendiamo il cappietto, forse ci riusciamo. Ok, cappietto iniziale, facciamo una catenella, giusto per bloccare il filo, rientriamo nella stessa maglia e lavoriamo una maglia bassa in costa retro, così per tutta la curva dovreste avere come me 23 maglie, sempre se il kit è uguale al mio. Quindi la prima riga, maglie basse in costa retro, le successive 41 righe, per un totale appunto di 42 righe. Poi logicamente voi andate a contare le vostre, può essere che magari ne avete fatto una in più o una in meno, comunque contatele in maniera tale da avere la stessa identica altezza, visto che il numero di giri è lo stesso. Ok, quindi 23 maglie basse in costa retro e altre 41 giri, 41 righe di maglie basse in giri di andata e di ritorno, molto semplice. Ci vediamo alla fine del giro, o meglio alla fine del secondo laterale. E vi farò vedere cosa ho inserito all'interno della borsa, che questa volta presumo difficilmente sarà rete, devo ancora decidere. E vi farò anche vedere come cucire le varie parti, in maniera tale da avere una borsa completata con le nappine fissate definitivamente al corpo borsa. Una volta completati tutti e due i laterali, andiamo ad inserire all'interno della nostra borsa le
Il feltro. Allora, innanzitutto il feltro ve lo faccio vedere per intero. Sono questi fogli di lana compressa. Molti di voi mi dicono che non riescono a trovarlo in nessuna merceria, che è un prodotto che non esiste. Io ce l'ho davanti, lo compro da sempre praticamente. Oltretutto, un altro po' di pubblicità a gratis. Questo è marchiato Staphyl, quindi non vi sto parlando di un qualcosa che esisteva, cioè la Staphyl esiste sicuramente da tanti anni, però questo è un prodotto che vendono attualmente, perché gli ultimi fogli neri li ho presi io il mese scorso e adesso li ho ricomprati e ne ha in grandi quantità di tutti i colori. Ok, fatto questo piccolo excursus, cosa facciamo? Prendiamo il nostro metro da sarta. Andiamo a misurare esattamente i lati del nostro pannello, anzi dei nostri pannelli. Nel mio caso ho una lunghezza di 31 centimetri e un'altezza di 23. Quindi cosa faccio? Vado a tagliare un pezzo di feltro dalle stesse misure. Dopodiché taglierò solo questa parte di feltro in maniera tale da far muovere la nappina, o meglio la striscia di pelle. Comunque, cosa principale, tagliare il feltro nelle misure che vi ho appena detto. Una volta ritagliato il pezzo di feltro, meglio se giro il lavoro. Allora, le misure praticamente della larghezza sono perfette, quindi già qua iniziamo a togliere mezzo centimetro da una parte e mezzo centimetro dall'altra, perché lo dobbiamo cucire con ago e filo. A differenza della rete da giardino, non andremo a fare un giro di maglie basse tutto attorno, ma uniremo le due parti con ago e filo. Adesso, una volta che abbiamo preso la misura esatta, dobbiamo praticamente ritagliare la curvatura qua sotto. Quindi io cosa faccio? Lo faccio passare da sotto, così lo metto un po' in linea qua nel bordo. E poi vado a ritagliare quest'angolo in questo modo. Niente di particolare, eh? Dovete solo dare una stondatura, così. Lo ripiegate in due. Così. E ritagliate anche questa parte allo stesso modo. Abbiamo ricreato più o meno il pannello che ci serve, infatti è perfettamente della stessa misura. Dovete fare questo lavoro due volte, quindi sia da una parte che dall'altra, per accelerare i tempi, visto che sono due fogli praticamente uguali e anche i pannelli sono uguali. Questo l'ho ritagliato un po' più grande. Fate così e una volta ritagliati avrete due pannelli perfettamente uguali. Adesso, per non sbagliare, riprendiamo il metro. Dove l'ho messo non si sa. Andate a misurare esattamente la distanza che c'è tra la riga dove avete inserito la striscia in pelle e il bordo, e sono esattamente 2,5 cm. Quindi prendete il vostro feltro, misurate 2,5 cm e mezzo. Prendete di nuovo la forbice e ritagliate una striscia di qualche millimetro. Così, vedete?
Questa è tutta ingegneria cinese. Ho tagliato una striscia di circa un paio di millimetri in maniera tale che la striscia di pelle con la nappina entrano perfettamente all'interno. Forse l'ho tagliato troppo corto e quindi vado ad aggiungere qualche centimetro qua. La stessa identica cosa fate dall'altra parte. Una volta ritagliati tutti e due i lati, prendete nuovamente il secondo foglio e fate la stessa cosa che avete fatto per ritagliarli, cioè li sovrapponete e fate la stessa identica cosa, però in questo modo. Una volta ritagliati tutti e due, su entrambi i lati, logicamente, cosa facciamo? Inseriamo il pezzo di feltro in questo modo, quindi dalla parte interna, tenendo come al solito le nappine libere, così prendiamo ago e filo. Io utilizzerò la lenza da pesca perché è trasparente e è molto resistente, e andrò a cucire tutto il bordo prendendo un lembo di cordino e un pezzettino di feltro. Non deve essere assolutamente un lavoro certosino perché l'importante è che sia ben fissata. Potete fare anche delle gettate larghissime, anche di 1 cm l'una dall'altra, non succede nulla. L'importante è fissare in questo modo le due parti. Poi, una volta che andrete a inserire la fodera interna, il lavoro verrà completamente coperto, così come anche il feltro, e non si vedrà assolutamente nulla. Per quanto riguarda i laterali invece dovete fare la stessa identica cosa, cioè prendete le misure, non considerate la parte della curva, ma partite da qua più o meno, larghezza e altezza. L'altezza è sicuramente uguale a questi due pezzi di feltro che avete già utilizzato. L'inserita allo stesso modo, cercate di stondare la parte che poggia proprio sulla curvatura in basso, questa, così come abbiamo fatto per il pannello frontale e retro. Una volta che avete il laterale sagomato, parlo sempre di feltro, lo inserite allo stesso modo e lo cucite con punti invisibili, ma anche no, perché tanto rimangono nella parte interna. Ci vediamo alla fine di tutto questo pasticcio. Ho completato di unire la prima parte di feltro e voglio farvi vedere come risulta il lavoro. Non è né troppo morbido e né troppo rigido, rimane sostenuto, però non troppo appiattito come invece risulterebbe con la rete da giardino. Finite di cucire le altre tre parti, così come farò io, dopodiché andremo a fare un giro di contorno a maglie basse, per rifinire in maniera più elegante, diciamo, i bordi dei nostri pannelli. Ultimo step sarà l'unione delle quattro parti. Logicamente, voi che siete più bravi di me per quanto riguarda la fodera interna, prima di andare a cucire inserirete anche la fodera. Io farò solo l'imbastitura di tutti i pezzi, giusto per vedere se combaciano. E dopodiché porto tutto dalla sarta, perché come al solito sono di un'imbranatagine che fa scuola per quanto riguarda i lavori di sartoria, lo dico sempre perché non me ne vergogno, cioè è la realtà dei fatti. E quindi ci vediamo alla fine del lavoro con la borsa assemblata. Una volta terminata l'unione del feltro ai nostri pannelli all'uncinetto, facciamo un giro a maglie basse di contorno e andiamo ad unire le due parti con ago da lana e il cordino che ci è avanzato. Questo è l'ago da lana senza punta e il cordino.
Inseriamo l'ango nell'angolo che praticamente delimita l'inizio delle due parti, in questo modo. Ho fatto un nodino. Adesso passiamo sotto la prima maglia e andiamo a lavorare a zig zag entrando e uscendo in questo modo dalle maglie che trovate una di fronte all'altra. Una volta imbastita come ho fatto io, o comunque cucita la nostra borsa nei vari lati, il risultato è questo. Abbasso un po' la tapparella perché credo ci sia troppa luce. Sì, così va decisamente meglio. Ok, allora, questo è il risultato. Adesso, cosa dovete fare? Dovete prendere i due laccetti, stringere un po' qua e praticamente portarli alla stessa misura. Vedete, uno è più corto dell'altro. Come riferimento prendete questi bottoncini qua. Una volta che avete trovato la misura esatta, prendete l'attrezzo per fare i buchi alle cinture, questo per intenderci. Inclinate di 1 cm solamente una parte, come questa, e proprio qua facciamo il primo buco. Una volta fatto il primo buco, ne fate un altro anche subito dopo, a distanza di non più di mezzo centimetro, per intenderci qui. Io intanto lo traccio e poi lo vado a bucare meglio. La stessa cosa fate da questa parte, cercando di trovare il punto esatto. Vi consiglio quindi di fare questo lavoro a borsa finita. Una volta che avrete cucito questa parte facendo passare il filo da qui e viceversa, la borsa si presenterà così, con le nappine che sporgono ma rimangono comunque morbide. L'apertura della borsa non è esageratamente larga, cioè non è uguale alla lunghezza della borsa, quindi non metterò neanche il bottone calamita probabilmente, perché non può entrare la mano di qualcuno che vuole frugarci dentro senza che voi gli diate l'autorizzazione. Finito questo passaggio, dobbiamo semplicemente unire i manici. In questo modo. I buchi sono più piccoli, quindi vi consiglio comunque di utilizzare un filo di nylon in tinta. Io utilizzerò sicuramente della Lenza perché è resistente ed è trasparente, quindi qualsiasi colore abbiate necessità di coprire, non succede nulla. Questo è quanto. Il video è terminato. Mi auguro di essere stata esaustiva, è stato un video lunghissimo, estenuante, però la lavorazione vi posso garantire che va velocissima. Vi farò poi vedere le foto della borsa completata, foto su Facebook per chi è tra i miei contatti. Volevo solo darvi una piccola aggiunta, una piccola informazione. Se volete evitare di avere queste rientranze che io ho voluto fare volutamente, questa borsa imbastita,
Quindi non vi preoccupate se vedete qui lo zigzag, con il giro di maglie basse poi alla fine scompare. Potete fare tranquillamente un laterale più piccolo di questo, invece che 22 catenelle, come abbiamo fatto noi, o meglio 22 maglie, potete rimpicciolire il laterale semplicemente aumentando le maglie del pannello, cioè il nostro pannello si sviluppa su 47 maglie. Ok, se volete rimpicciolire il laterale, dovete aumentare le maglie del frontale. Calcolate bene quelle che saranno le maglie che vi rimarranno a disposizione nel laterale, quindi se volete un laterale ad esempio di 15 cm, dovete distribuire queste 7 maglie tra una parte e l'altra, però poi non vi ritrovate più con i numeri pari, quindi dovreste fare un calcolo in più, un calcolo aggiuntivo per distribuire meglio le maglie. Quindi potete lasciare ad esempio il frontale con 16 maglie, significa che dal frontale ne state togliendo 6, ne aggiungete 3 qua e 3 qua per un totale di 53 maglie. Quindi se volete rimpicciolire il vostro laterale, vi consiglio di iniziare da 53 maglie invece che 47. Però queste tre maglie le dovete aggiungere sempre inizio giro. Ad esempio, se inizio giro vi ho detto di fare due maglie basse e poi la nocciolina, ad esempio, voi sapete che a queste due maglie basse ne dovete aggiungere tre. Quindi dovete iniziare con 5 maglie basse. Il lavoro è così come lo avevo stabilito io, nel senso che mi piace il laterale grosso, il laterale molto largo, che forma una sorta di tronco piramide una volta chiuso. Quindi questo è il lavoro che soddisfa le mie aspettative. Poi voi logicamente potete modificare le vostre borse a vostro piacimento, perché un conto è avere l'input da parte di un'altra persona che crea qualcosa, ma il bello appunto del fatto a mano è modificarlo a proprio piacimento. Io mi auguro che anche questo video vi sia piaciuto, vi abbraccio fortissimo tutte quante, grazie, grazie, grazie per la dimostrazione di affetto che mi dedicate tutti i giorni e alla prossima. Ciao!